vi voglio far volare alto fino al soffitto, no, fino al soffitto. Dice, ti devi occupare del mangiare. Quando dici questa cosa, ti guardano come se tu fossi un mostro. Nel senso che sei grasso e fai schifo, quindi hai una, come dire, deformità rispetto al consueto. Avete mai provato ad andare in una di queste catene che infelicitano le nostre città, che hanno sfrattato magari la pasticceria antica, la caltoreria, la libreria, no, ma cioè i mutandai, no? Voi entrate dentro da un mutandaio e già per capire la taglia ci vuole uno sforzo di fantasia straordinario. Io mi ricordo che quando ero bambino mio nonno c'aveva la schedina e c'era XX1 o 2, ora c'è XXL e nel caso mio XXXX al quadrato, radice cubica di 27. Allora, no, ora però faccio il serio. Perché pare che occuparsi di cibo sia una arte minore. Ora, che sia proprio così minore, vorrei discuterla. Per esempio, lo sapete il termine gastronomia quando appare sulla scena dell'umanità? IV secolo avanti Cristo. Archestrato di Gela scrive Elledipateia, che è un poemetto meraviglioso, in cui parla di tutte le sue esperienze alla ricerca del massimo cibo, e c'è un pezzo meraviglioso dedicato a tutti i pesci del Mediterraneo, e lui dice valli a comprare da Tizio, perché per esempio il pargo, se lo compri a Candia, quindi a Creta, è straordinariamente più buono che se lo compri a Taranto. E questa mania degli uomini per cercare il meglio del cibo, secondo voi che cosa nasconde in fin dei conti? Beh, la separazione che noi abbiamo operato per via culturale e antropologica tra il bisogno di alimentarsi e il piacere di mangiare. Sono due cose completamente diverse. Ora, io potrei andare avanti molto tempo nella storia della gastronomia, vi verrebbero due coglioni infiniti, per cui non evito. Ma ci tengo a farvi soffermare l'attenzione su una cosa. Avete visto la Grand Bouffe, no? Questo gran guignol che è insieme rito di vita, rito di morte, trasgressione, necessità vitale portata all'estrema conseguenza. Ero l'altro giorno con Linea Verde a girare a Tarquinia, una delle necropoli più belle che vi possa capitare di vedere, e ragionavamo intorno al significato che gli Etruschi davano al banchetto. Quando si faceva un funerale tra gli Etruschi, a parte che durava circa 9 giorni, l'atto sacrificale del mangiare insieme era contemporaneamente esorcismo e presa di consapevolezza che esiste non la morte, ma un'altra dimensione del vivere. Voi immaginate che la figura più ricorrente in quelle tombe, in quel banchetto, è un uomo che ha in mano un uovo. Perché? Perché l'uovo è rinascita, perché l'uovo è promessa di vita. E quindi se tu al defunto, al diversamente vivo, lo accompagni, perché bisogna essere politicamente corretti, se no non c'è soltanto pure gli Etruschi, lo accompagni all'aldilà con una promessa di rinascita. Vedete che Gesù Cristo non ha inventato niente. Ci avevano già pensato prima. Ma per esempio, lo sapete perché mangiate un sacco di baccalà? Eh? È perché quel
quel ragazzo discolo di Martin Lutero, quando appiccica le famose 90 tesi, prima, pensate quant'era, come posso dire, blasfemo. Che cosa fa prima di appiccicare le 90 tesi? Chiama i suoi 12 discepoli, li mette intorno a un tavolo e gli fa l'ultima cena a base di aringhe. A Roma non l'hanno presa per niente bene, ma proprio per niente. Si sono riuniti in concilio, ci hanno messo 45 anni a decidere come comportarsi, però dopo il concilio di Trento hanno deciso che l'aringa era il pesce dei protestanti. Perché? Ecco il mostro marketing. Pensate, si è manifestato al concilio di Trento. C'era un cardinalotto norvegese, tal Colao Magno, che di fronte alla vexata questio, che cosa mangiamo al posto dell'aringa, tira fuori un libretto e dice: il pesce adatto ce l'abbiamo noi alle Lofoten. Si chiama stoccafisso. E in quel momento lo stoccafisso viene promosso a pesce della cristianità. D'altra parte, sapete che l'ictus era la sigla dei primi cristiani per indicare che lì era passato un cristiano. E quindi non si poteva rinunciare al pesce. C'è quell'episodio che si racconta di Bonifacio VIII che, arrapato di tortellini, non ne poteva più, va in un giorno di quaresima a Bologna, chiede alle clarisse, ammesso che fossero clarisse, fatemi i tortellini, e loro lo guardano e fanno: ma eminenza, santità, è vigilia, come si fa? Il tortellino c'è la carne. E lui dice: voi preparatelo. Glielo portano e lui lo battezza pesce e lo mangia. E quindi il problema, sì, altro mostro. Dunque, però poi i portoghesi dicono: eh no, e perché soltanto lo stoccafisso? Siccome i merluzzi, per andare alle Lofoten, passano dal Golfo di Biscaglia, dice: quanto la maglia, cioè andiamo noi a pigliarli. Li vanno a prendere, e però da che l'hai presi? L'hai squartati, l'hai messi a seccare. Col caldo che fa a Porto, ve lo immaginate quanto ci vuole per seccare un pesce? Fa prima a marcire. E loro inventano il baccalà sotto sale e fottono quelli delle Lofoten perché costava un po' di meno. E questo è il motivo per cui voi mangiate un sacco di baccalà. Dice: ma questo cosa c'entra con mostri? Ah, ci arriviamo. Perché, passando di tanti secoli, a un certo punto arriva un signore che si chiama Jean-Antoine Briat Savarin. Vous connaissez? No? Questo signore ha un sacco di sfighe nella vita, è ricco sfondato, è magistrato in Vandea, proprio nel momento in cui godeva come una vacca spagnola gli fanno la rivoluzione. Ora, puoi scomodare uno che tutte le sere si apparecchia il suo poulet, lo coq à vin, e fai la rivoluzione, gli vuoi tagliare pure la testa. Questo prende, scappa, va in Inghilterra e in Inghilterra comincia a distillare un'idea. Io devo spiegare ai francesi perché bisogna mangiare in un certo modo. Poi c'è il congresso di Vienna, rimetto tutto a posto, lui ritorna ed è in quel momento che dà alle stampe La physiologie du goût. Ma perché è significativa? E ora arrivo veramente ai mostri. Perché c'è una cosa, c'è una frase, un aforisma, La fisiologia di Gou è una serie di, uno zibaldone di pensieri intorno al mangiare, ma ce n'è uno che è molto significativo. Ho cominciato parlandovi della gastronomia, che lui dice: che cos'è la gastronomia? E la risposta è meravigliosa: è occuparsi dell'uomo in quanto egli si nutre. E non è secondario che Jean-Antoine Briat Savarin sia figlio della Restaurazione e che esprima un'idea politica, o se preferite culturale, che guarda all'uomo
in quanto destinatario delle attenzioni, ma anche buon fittavolo del creato. C'è molto di San Benedetto in quest'idea della gastronomia, è occuparsi dell'uomo in quanto egli si nutre. Ve la ricordate il versetto della Genesi in cui Dio dice agli uomini: vi nutrirete di tutto ciò che è popola la terra, e saranno vostri i pesci del mare e gli animali e le piante. In una prima versione in realtà aveva fatto il vegano, perché diceva: mangerete soltanto vegetali. Poi deve aver assaggiato il prosciutto di Parma e ha cambiato idea. E quindi c'è quest'idea dell'uomo centrale. Beh, non passano moltissimi anni, più o meno una quarantina, ed esce un saggio di un signore che ha infelicitato la cultura italiana non essendo italiano. Si chiama Jacob Moleschott. Voi non sapete manco chi è. A scuola non ve ne hanno parlato mai. Ebbene, se voi quando andavate a scuola vi facevano fare le flessioni, lo ricordate? No? Se vi dicevano: mi raccomando, portate la merendina fatta in un certo modo. Mi sembra di sentire Annina Moroni, con la quale ho condiviso anni di prova del cuoco, altro mostro meraviglioso, che mi diceva: caro, ti sei lavato le manine? Tutta questa roba qua è colpa di Moleschott. Che quando Camillo Penso, conte di Cavour, istigato da De Santis, lo conosce, lo fa ministro plenipotenziario della salute del regno. Scrive questo libro e arriva un filosofo, poveraccio, che si era proprio spremuto le meningi in vita sua, ha scritto un sacco di robe, lo cagano solo per l'incipit della recensione del saggio di Moleschott. L'uomo è ciò che mangia. Feuerbach. Cioè, è uno che si è sbattuto a capire il senso delle religioni come nessuno. Cioè, manca poco, va a rogo perché ce l'aveva coi preti. Però è famoso solo per questa cosa qua. L'uomo è ciò che mangia. Provate a mettere in trasparenza: la gastronomia è la scienza che si occupa dell'uomo in quanto egli si nutre, cioè quindi di tutto ciò che riguarda l'uomo. È un'affermazione apodittica: siamo ciò che mangiamo. C'è una distanza culturale di pensiero enorme. Di qua c'è l'idea dell'uomo dominus del creato, dell'uomo che si manifesta nel cibo come in un'attività culturale e quindi fa un'elaborazione. Non ci avete mai pensato che cos'è una ricetta? Una ricetta è sostanzialmente un processo filosofico, perché prende il molteplice, gli ingredienti, attraverso un rigidissimo processo di antitesi e sintesi arriva alla tesi e dunque all'unità che è il piatto. E tu non puoi fare una ricetta un tanto al chilo, o meglio la puoi fare, poi mangi male, la devi fare seguendo un procedimento. E quell'altro invece ci dice che cosa? L'uomo è ciò che mangia. Perché? Perché c'è un positivismo spaventoso in questa affermazione, no? Però il povero Feuerbach ha una sua piccola scusante, che è anche un naturalista. Quindi è uno che, quando pensa al ciò che mangia, pensa in realtà a un cibo legato alla natura. E perché dice questa cosa recensendo Moleschott? Lo dice perché si rende conto che è un hegeliano di sinistra, cioè non stiamo parlando
di uno sciagurato reazionario. Dice, l'uomo è ciò che mangia perché? Perché le classi basse si devono nutrire. Se devono faticare, se il loro capitale sono le mani, i muscoli, è il lavoro, vi viene in mente la teoria bronzea dei salari, no? Quella cinica cosa per cui, secondo Malthus, secondo cui i salari hanno una loro regolazione interna derivante da questo ciclo. Sono poveri, muoiono di fame, diminuiscono, manca la forza lavoro, si aumenta il salario. Hanno i soldi, trombano come ciuchi, quindi sono tanti quelli che nascono, la concorrenza sulle braccia, riabbassa il salario e via, teoria bronzea dei salari. Sembrano la Fornero. Detto questo, lui si preoccupa di che cosa? Del fatto che l'operaio abbia un nutrimento tale per cui tiene i ritmi. Ecco, ora però pigliate queste due cose e le portate nella nostra contemporaneità. E vedrete come, non so se avete ascoltato prima Lucrezia quando diceva la recensione di Pasolini fu spietata. Ma voi siete mai entrati in una sezione del PC degli anni 70? E se provavate a dire a me il panettone Motta non mi piace, preferisco quella del panettiere, facevate la fine di un gatto in tangenziale. Per due motivi. Il panettone è un'aspirazione borghese. Il panettone prodotto dall'industria, poiché collabora la classe operaia alla produzione del panettone, è sicuramente buono, più buono del panettone fatto da quel porco capitalista di fornaio. Poi a un certo punto è nato Cardin-Petrini e, come sempre capita, se lo sono dimenticato, ma la radice è quella. Allora voi mettete nella testa di gente che ragiona così un'affermazione come quella di Feuerbach, che è l'uomo è ciò che mangia. Nel progresso l'uomo che cosa deve mangiare? L'uomo che è progredito. Se poi vi nasce per caso in Olanda un coglione come Frans Timmermans, avete fatto bingo. Noi stiamo vivendo in un'epoca per cui la scoreggia della vacca è considerata attentato al naturale. Ora, io con questo signore Frans Timmermans ci ho pure discusso e gli ho anche chiesto, scusi, eccellentissimo mostro, mi spiega come un fenomeno naturale possa essere nemico della natura? No, perché dice, no, perché la vacca mangia l'erba, l'erba fermenta, il fermentato diventa metano, la vacca scorreggia, il metano si disperde e l'atmosfera si scalda. Domanda. Ma la vacca che mangia l'erba non sta mangiando qualcosa che la natura ha concepito per catturare l'anidride carbonica che sarebbe l'erba, senza la quale l'erba non ci sarebbe e senza la quale anidride carbonica non ci sarebbe la vita sulla Terra? Quell'erba ci sarebbe a prescindere dalla vacca. Quindi la vacca mangia l'erba che ha immagazzinato dell'anidride carbonica che già era libera in atmosfera e quando scorreggia restituisce anidride carbonica che già era presente. Quindi non ha incrementato una mazza. Poi ti dicono, no, ma la vacca beve.
E quindi per un filetto di un filetto, ora chi se lo può permettere, diciamo per una punta di petto, va, facciamo così, che tra l'altro riempita, oh, punta di petto se lei la riempi, fai la tasca, la riempi bene, la farcisci bene in forno, 45 minuti, hai risolto il problema. Comunque, dice, la vacca beve 15.000 litri d'acqua per fare un etto di carne. Io faccio linea verde anche, di stalle ne ho girate tante, ma tutte queste bottiglie d'acqua nelle stalle non l'ho viste. Dice no, eh no, io ho detto scusi signor Timmermans, le vacche non bevono tutta sta roba. Dice eh no, ma lei non considera l'acqua piovana che serve per far crescere il pascolo. No, cioè fammi capire. Tu mi stai dicendo che siccome la vacca mangia il prato, il quale prato ha immagazzinato l'anidride carbonica, che immagazzinerebbe indipendentemente dal fatto che esista o non esista la vacca, ma siccome per far crescere il prato deve piovere, nel conto di quello che mangia la vacca me ci metti anche l'acqua che è piovuta? Non torna. E allora uno si domanda... Perché mi fanno questo ragionamento? E ecco il mostro. Quando Lucrezia mi ha detto, vuoi mettere delle foto? Ho detto, no, basto io come mostro. Ed ecco il mostro. Ricordatevi Feuerbach, l'uomo è ciò che mangia. Si chiama Bill Gates. You know? Ce l'hanno venduto come un grande rivoluzionario, uno che ha cambiato il mondo. Anche questo non è vero. Bill Gates è un elettricista che casualmente ha scoperto che mettendo insieme un po' di fili si faceva quello che i tecnici dell'Olivetti avevano fatto 50 anni prima. Però ce lo dipingono come. È talmente convinto di essere importante che ora ha detto, sai che faccio? Oscuro il sole, che così non ci scaldiamo più. Vorrei, c'è qualcuno di voi che ha un nonno, uno zio che fa l'orto? Provate a spiegargli che gli fanno ombra sui pomodori e vediamo come reagisce. Allora, dice Bill Gates, eh no, per salvare il pianeta dovete smettere di mangiare la carne degli animali, perché l'animale scoreggia, piscia e consuma l'acqua. E cosa si mangia? Dice, la carne coltivata. Pensando a Feuerbach e alla sinistra che abbocca la tecnologia quasi fosse un portato messianico, no? Voi provate a discutere con uno del PD dicendo la tecnologia non serve, vi scomunicano subito. Una volta provai a dirgli, guardate che quando dite innovazione tecnologica, il sostantivo è innovazione, tecnologico è solo l'aggettivo. M'hanno infamato, dicendo che o pigli tutto il pacchetto o stai a casa. Va bene, andiamo avanti. E cosa hanno fatto? Bill Gates ti dice, ci penso io. Timeo philanthropos caidona ferentes. Perché nel frattempo si è comprato 200.000 ettari di terra. Avete presente sono 200.000 ettari quanti sono? E cosa ci fa nei 200.000 ettari di terra? Ci coltiva le piante geneticamente modificate, e fin qui possiamo discutere, ma modificate un po', modificate tanto, in modo che gli puoi inoculare i vaccini dentro l'insalata, perché le piante, come qualsiasi altro organismo vivente, hanno il DNA e anche hanno l'mRNA. È quello che ci hanno vaccinato per il Covid, che è una cosa meravigliosamente utile, però
se tu gli dai il vaccino, la pianta lo assume e quando mangi l'insalata te vaccini. C'è un piccolo problema però, che questo signor Bill Gates, credo che sia finito il tempo quindi mi devo sbrigare, che questo signor Bill Gates è anche il primo finanziatore dell'OMS. Quindi è il più importante proprietario terriero del mondo, il finanziatore dell'OMS, il propugnatore della carne sintetica o coltivata, come volete, tutto questo sotto l'ombrello del lo faccio per il vostro bene, perché se no la terra esplode per la temperatura. Ok? Domanda. Ho chiesto al signor Timmermans, tutto questo sta dentro il Farm to Fork, che è un provvedimento europeo, ho detto, ma una leggina mondiale secondo cui chi produce alimenti non possa detenere azioni di imprese farmaceutiche, la vogliamo fare? Cioè, si ferma il progresso, l'uomo è ciò che mangia. Il che vuol dire, e questo io l'ho chiesto ai ricercatori che si occupano della carne coltivata, che se io parto da una cellula con una patologia, quello che porto a casa è una massa cellulare dove è stata moltiplicata la patologia. Ora dovete sapere che l'agricoltura è piena di questi esempi. Per esempio, quando inventarono i gas per la guerra chimica nel 15-18 e poi gli finì la guerra inopinatamente, ogni tanto succedono queste tragedie che si chiamano pace, non ultimamente però, si trovavano questi silos pieni di sti gas. Dice, che ce facciamo? Dice, questi gas sono straordinari per estirpare le erbacce nei campi. E quindi dai tutti a dare questi gas. Dice, ma poi il campo si inaridisce. C'è il problema, c'è la ricerca e troviamo il modo di estrarre azoto dall'aria e così facciamo il circuito. Col gas che ammazzava i nemici, ammazziamo le piante. Con l'azoto rifertilizziamo il terreno e andiamo avanti. Siamo andati avanti così 100 anni. Nei terreni c'è uno zoccolo di 20 centimetri infertile. Però il problema è il riscaldamento globale, capito? E allora la finisco. Allora, gli ho detto, si può fare questa cosa? No. Ma poi sono andato oltre. L'avrete letto sicuramente, no? Quella storia di quei ricercatori australiani che hanno fatto la palla di carne di mammut. Sapete come hanno fatto? È molto semplice. Tu hai un fossile, quindi estrai una porzione di DNA dal fossile, dal mammut, la metti dentro una cellula di bovino o di qualsiasi altro animale, la infili dentro un bioreattore, la acceleri consumando una quantità di energia e di acqua spaventosa, ma questo non fa fatto, e fai la riproduzione cellulare. Domanda mia all'australiano, ma perché lo fate? Risposta, perché vogliamo creare la carne più appetitosa esistente, mescolando tutte le cellule possibili per dare un'alternativa al cibo naturale che sia buono. Domanda di Cambi. E se una cellulina umana ci va nel mezzo? Ah, se scoprissimo che il cannibalismo è una delle cose più apprezzate, lo faremmo. Allora Cambi, che è un coglione, parte da questa provocazione e va in giro a cercare. E che cosa scopre? Che in Israele una signora, genetista di livello oltre Nobel, ha brevettato il nuovo latte per l'infanzia. I soldi chi gliel'ha dati? La Danone, ma vabbè, ma questo. E come è fatto questo latte per l'infanzia? Semplice. Prendendo le cellule delle mammelle umane, accelerandole, moltiplicandole ed estraendo latte da queste mammelle. Domanda, ma qual è quella donna che vi dà una tetta e vi dice preleva, che poi ci fa il latte? Tutte quelle che si sottopongono a mastoplastica, che cosa fanno? Vanno in giro per gli ospedali,
pigliano le scarti delle operazioni al seno e con quello fanno il latte per i bambini. Dice, guarda che è buonissimo, è esattamente uguale al latte materno, è stupendo. L'uomo è ciò che mangia. Volevate una rassegna di mostri? Ve l'ho offerta. À la carte. Ciao.